Il senatore Massimo Baldini di Forza Italia, grazie a Francescato dei Verdi, chiaramente un saluto speciale a Daria Palumbo e a tutti voi per averci ascoltato e seguito. A presto, grazie ancora. Bentornati alla Gallina Buffata. Il protagonista di oggi è... Per andarlo a conoscere prendiamo l'ascensore. Andiamo per le scale. Dici qualcosa. Per quale motivo state bussando alla porta di casa Forrest? Oddio, ma è proprio lui! È Ridge! Io cerco Brooke, ma più che più, sì. Oltre ma che no, Ridge. Ma dai, c'è solo Stephanie, Eric, Thorn, Brooke, siamo appena in 6-700. Vedete come si aggira? Questo signore che state conoscendo adesso è la voce di Ridge, Claudio Capone! Pollo al curry. Eh sì, tutte le dosi, adesso sai che facciamo? Le chiediamo al cuoco, te ma le foliamo. Ma lo troveremo al mercato. Ci proveremo. Eccoci al mercato, quindi non ci resta che chiamare il nostro cuoco per farci dire gli ingredienti. Del pollo al curry. E allora, telefoniamo subito e vediamo di dire qual è la ricetta esatta, eh? Ciao, siamo noi. Allora, il pollo al curry. 4 persone, giusto? 6 fetti di pollo. Eccoci qua. 6 fetti di pollo. 4 cucchiaini di curry in polvere. Sì. 8 cucchiaini di latte di cocco. Sì. 200 grammi di cipolle. E cipolle. Una mela. E sicuro, una mela, sì. Una banana. Ne vuole perdi. Eh sì, vuol dire che ci vuole. Sale, pepe e olio. E poi 200 grammi di riso. 200 grammi di riso. Beh, dovrebbe essere facile fare questa spesa. Va eh? Bene. Sì, ci vediamo dopo. Ciao. Signora, buongiorno. Posso disturbarla? Sì. Sì, ma lei lo riconosce questo? Eh sì, è l'attore di Beautiful. La voce di Ridge la dà in Italia Claudio Capone, che è anche quello che fa i documentari. Sì. L'ha seguito. Sì. Ecco, noi dobbiamo preparare per lui il pollo al curry. Lei l'ha mai preparato questo? No, io lo faccio alla cacciatora semplice. Però lei ce l'ha, penso, delle mele e delle banane, signora, no? Allora, mi dà una mela e una banana perché mi serve per la ricetta? Sì, come... Grazie. Ciao, ma tu la guardi la televisione? Sì. Senti, ma sai chi è che doppia Ridge? Oppure chi è, qual è la voce dei documentari, quelli di Quark? Sì. E chi è? Claudio Capone? Sì, cioè, sei bravissima. Senti, ma ti piace come voce? Sì, sì, è una voce molto bella. Ma come te lo immagini, Claudio? Dalla voce, dato che doppia Ridge. E... alto, basso, moro, biondo. No, sto pensando perché mi sembra che io lo so com'è lui e mi ricordo...